Savino, Radio Meglio di Niente, buongiorno. La nostra rassegna stampa odierna parte da bianconero.com, dove troviamo le notizie riguardanti la vigilia della partita col Valencia. C'è ansia per Dybala, uscito con una contusione dopo la partita col Sassuolo, ma dovrebbe almeno essere disponibile tra i convocati. E poi ci si parla di uno scambio di calciomercato sempre tra Dybala e Pogba, tra Juve quindi e Manchester United. Agnelli, pazzedia e Mbappé. E poi la notizia più interessante: Alessandro si è squalificato o no? Infatti da quest'anno l'UEFA dovrebbe annullare le squalifiche pendenti dall'anno prima, perché Alessandro dovrebbe essere disponibile. Su juvenews.eu troviamo approfondimenti rispetto alla questione di Pogba, rispetto al suo infortunio. Si dovrebbe trattare solo di una contusione. Comunque Allegri si è orientato a scegliere tra Cristiano Ronaldo, Mandzukic, Costa e Bernardeschi. Secondo Tardelli, Douglas Costa non dovrebbe giocare a Valencia. L'ex campione del mondo dice che la giusta decisione per Allegri dovrebbe essere proprio quella di lasciare a riposo Douglas Costa dopo il brutto gesto commesso in una partita col Sassuolo. Su Facebook ce l'andiamo invece la pagina C'è solo Juve nel mio cuore, dove troviamo un paio di articoli portati da Pianeta Juventus. Douglas Costa dice la verità, ecco cosa mi ha detto Di Francesco, anche se sono solo voci, in quanto il brasiliano non ha riferito quali siano state le eventuali frasi. Per quanto riguarda le altre squadre, oggi vediamo invece cosa succede in Sardegna. A Cagliari, il sito è calciocastello.it, dove viene ricordata la tripletta della Riviera San Paolo. Si cerca di approfondire Bradaric, giovane interessante acquistato quest'estate dal Cagliari. E blog Cagliari 1920, invece la pagina Facebook che segnaliamo, dove troviamo diverse analisi post Milan raccolti nella rubrica La voce dei tifosi, Milan su Barella e no di Nicolò Gattuso quest'estate, e poi l'analisi di Davide Zetta.